Bene, allora passiamo avanti, antieducativo. Seguiamo sempre l'intuizione dell'intervento di Corsini, che l'ha definito così con le tre A, questo dibattito sull'epidemia. E quindi parliamo con il professor Bocci, a lei la parola, e alla professoressa Grion sulla didattica in presenza. Funziona o non funziona? La Solina ha detto di no. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e a tutti, grazie Irene per il tuo coordinamento e devo dire grazie a Alessandra e Davide perché da genitore, perché io vorrei anche dire che oggi qui, come coorganizzatore di questo evento, non sono semplicemente come docente, ma anche come padre di una ragazza di 17 anni che frequenta una scuola secondaria e che negli anni è stato nel consiglio di classe, nei consigli d'istituto, adesso è presidente del comitato genitori della scuola di mia figlia. Ovviamente non parlo a nome del comitato. Devo fare questa premessa, perdonate, è vero che excusatio non petita, ma perché spesso le cose che ho scritto su Facebook, qualcuno mi ha detto, ma tu parli da accademico, ecco, oggi voglio anche parlare da genitore, io non vivo su Marte. Vivo quotidianamente, ho anche passato come molti la trafila dei di 10 ore ai drive-in per un contagio in classe di mia figlia. Insomma, qualche modo, qualche ragionamento lo faccio anche stando nelle situazioni, non chiuso nella cosiddetta torre d'avorio dell'Accademia. Antieducativo, in realtà già quello che ci è stato detto è fortemente antieducativo, espressione. Perché non è che l'educativo fa parte semplicemente con gli aspetti formali. Qual è l'elemento antieducativo? E qui io vorrei rivolgermi alle famiglie, ai nostri studenti. Cioè, noi dovremmo cercare di fare un po' di autocritica della mancate opportunità ripetutamente nel corso di questo tempo per coeducarci di fronte a una situazione come questa. Mi viene in mente che se dovessi intitolare questo intervento o questo periodo, immaginando De André, la chiamerei la canzone delle opportunità perdute. Qual è stata la prima opportunità perduta? Voi ricorderete, facciamo un po' ordine nel discorso. Voi ricorderete che all'inizio la nostra ministra, lo ha anche ricordato lei, è stata una sostenitrice della didattica a distanza. Del resto, o meglio, dovremmo dire dell'insegnamento a distanza. La didattica è una scienza, che studia l'insegnamento e l'apprendimento, quindi però diciamo la cosiddetta DAD, è stata una sostenitrice. Un po' abbiamo dovuto torto collo perché eravamo in lockdown, confinati. Allora, la prima opportunità perduta qual è stata? La prima opportunità perduta è che noi come comunità scientifica, così come stavano facendo i medici, i virologi, gli epidemiologi, ci siamo messi a studiare ciò che stava accadendo e abbiamo cercato di interloquire e di dire alcune cose su quello che stavamo affrontando. Per esempio, che quella didattica chiamata DAD, con questi acronimi, in realtà era più una didattica emergenziale, nella quale in 4 e 4-8, con tantissima buona volontà, ma anche con tutta una serie di arretratezze strutturali e culturali, peraltro denunciate fino al giorno prima e dagli studenti con occupazioni e manifestazioni e dagli stessi insegnanti e genitori, è che in qualche modo la traslazione della didattica in presenza dentro un nuovo ambiente, ma chiedendo all'e-learning, che tra l'altro non era un e-learning, di fare quello che si faceva in presenza, era un rischio. E quindi cosa abbiamo detto? Ma fermiamoci un attimo, ragioniamo insieme perché accompagniamo, e su questo veramente chi parla di perdita di tempo offende gli insegnanti e gli studenti e anche le famiglie che hanno accompagnato tutto questo, è stato fatto uno sforzo straordinario per poter fronteggiare una situazione che almeno i comuni mortali, poi alcuni studiosi la immaginavano, ci è capitata improvvisamente. Quindi in qualche modo
Noi abbiamo provato a introdurre degli elementi per dire va bene, cogliamola questa occasione per ripensare anche la scuola, quale migliore opportunità? D'altronde crisi, lo sappiamo bene, lo leggiamo da tutte le parti, significa punto di svolta, opportunità, per cui facciamo tesoro della crisi. Dopodiché è montato, anche perché eravamo in una situazione psicologica, io poi voglio comprendere, non voglio giudicare, è montata da parte prima delle famiglie, degli studenti con disabilità, altre situazioni, è montata una sorta di avversione a questa DAD. La DAD è cominciata a essere il male di tutti i mali, come ha detto Cristiano Corsini, senza scorporare tutta una serie di elementi che stavano, dovevano essere in questa riflessione. Bene, a un certo punto, fin da maggio ricorderete, è partita il 14 settembre si torna in classe. Si è creato anche un clima di fiducia. Ricordiamocelo, cioè cerchiamo di ragionare insieme. A un certo punto, anche perché abbiamo creduto probabilmente a qualche ottimista ci serviva, è stato detto che la curva calava ed effettivamente a un certo punto ha cominciato a calare, si è pensato che forse a settembre poteva esserci una situazione differente, si è investito, io penso che i dirigenti scolastici quest'anno non abbiano fatto un giorno di vacanze, per cui hanno presidiato, si sono costruiti ambienti in più, quindi in qualche modo, e si è cominciato a mettere a punto delle strategie, perché non possiamo negare che delle strategie sono state identificare. Il protocollo è una strategia, il metro di distanza che poi dovevano essere due è una strategia, l'investimento annunciato ma poi non realizzato sulle risorse aggiuntive era una strategia, l'idea che si dovessero avere spazi migliori era una strategia, l'intervento precoce appena la segnalazione, quindi il protocollo. Tuttavia, così come ci hanno dimostrato io devo dire, insomma, dobbiamo credere agli scienziati, se no vale per la medicina quello che vale per gli altri ambiti scientifici, e abbiamo cominciato a avere qualche perplessità su questa ripresa così massiva a settembre. Io il 19 agosto, mi dispiace essere autoreferenziale, però è una cosa che sta lì. Io il 19 agosto ho scritto una lunga lettera aperta alla ministra Azzolina, nella quale le dicevo: il virus ha una sua intelligenza, ha un'intelligenza adattiva. Noi, se giochiamo la partita riaprendo le scuole sul terreno del virus, cioè inseguendolo, rischiamo di richiudere a breve perché di fatto è una partita che perdiamo. E le scrivevo, noi abbiamo una facoltà che il virus non ha, l'immaginazione. E quindi dobbiamo immaginare ora una idea di scuola che sia differente da tenere tutti chiusi dentro casa, sia differente da tenere tutti chiusi in classe. Anche perché mi sia consentito, e qui faccio anch'io un po' di retorica, come ci ha, come dire, dimostrato i Don Milani e altre meravigliose e straordinarie persone, la scuola è un'idea, è un valore, non è uno spazio fisico e basta. E allora io avevo proposto, ho fatto delle proposte, una scuola diffusa sul territorio, un investimento massivo, naturalmente a sostegno delle famiglie, e mettere veramente la scuola al centro, fare dei piccoli gruppi, lavorare utilizzando 200 anni di studi pedagogici, dall'attivismo allo scautismo, dall'e-learning alla philosophy for children, dalle tecnologie, cioè questa è stata un'opportunità, ma non perché l'avevo detto io. Dopodiché si è deciso di aprire in un certo modo, abbiamo visto quello che è accaduto e che i nostri scienziati, amici, ci hanno, io credo, inoppugnabilmente dimostrato, e a quel punto è partita la negazione. È partita la negazione ed è partita tutta una serie di retoriche,
che in qualche modo hanno supportato il fatto che, nonostante tutto, meglio tutto che la DAD. Tra l'altro, facendo questo discorso a persone, perché io non ho letto da nessuna parte nessuno che ha sostenuto l'idea che la DAD deve sostituire la presenza. Nessuno ha mai messo in discussione il valore della presenza. Abbiamo messo in discussione l'opportunità, in un momento come questo, di pensare di nuovo a una scuola con quelle caratteristiche prima della pandemia. Quindi abbiamo sentito appunto la retorica delle scuole chiuse, che non sono mai state chiuse, perché anche la secondaria che è andata in didattica a distanza non era chiusa. Dire che le scuole erano secondarie erano chiuse è un'offesa agli insegnanti, agli studenti e ai genitori. E abbiamo sentito che hanno perso tempo, tant'è vero che si dice che bisogna prolungare la scuola anche d'estate. Perché è stato perso tempo? Ed è certo, ha detto bene l'amico Cristiano Corsini, è chiaro che su alcuni aspetti dell'apprendimento formale, così come abbiamo fatto questa didattica a distanza, qualcosa abbiamo perso. Ma quante opportunità abbiamo invece perso pur di non esplorare il potenziale dell'informale e del non formale che dentro questo tipo di didattica potevamo sviluppare? Per esempio, noi abbiamo assistito a studenti bendati, quando invece potevamo fermarci e dire come posso modificare la valutazione per andare a ragionare meglio sui processi di comprensione piuttosto che le verifiche puntuali solo sui contenuti. Questo non l'abbiamo fatto, questo è diseducativo. Cioè noi abbiamo perso l'opportunità di autoeducarci ancora una volta. Invece, i media hanno cavalcato un discorso che, perdonatemi, è stato univoco. Qualcuno qui in chat ha scritto: ma come mai queste cose sui media non si vedono? Perché non sono state accolte. Non c'è stata una contronarrazione. L'altra retorica, e vado a chiudere, è quella dei danni irreparabili. Allora, fermo restando appunto che non sono state chiuse e che non è una perdita di tempo. Io di irreparabile conosco solo la perdita della vita umana. Non penso che, anche se fosse e non è, che in questo anno e mezzo qualche cosa abbiamo perso, non c'è nulla di irreparabile. Invece cosa abbiamo fatto? E qui è veramente un j'accuse a noi adulti per l'immagine che abbiamo dato ai nostri figli e ai nostri allievi. Invece di dire confrontiamoci sul limite, facciamo tesoro di questa esperienza, rendiamola pedagogica, abbiamo cominciato a dire ci hanno tolto la libertà, ci hanno tolto la socialità, abbiamo assistito a scene in cui se non si potevano fare gli aperitivi sembrava che il mondo crollasse. Per anni, e lo dico da pedagogista, abbiamo ascoltato fior fiore di studiosi di illuminarci sull'onnipotenza dei nostri giovani, sulla perdita di liquidità del mondo adulto. Ebbene, quale migliore occasione pedagogica, educativa, di fermarsi a dire, invece che ti metto di nuovo dentro un ambiente, ragioniamo insieme su che cosa sta accadendo. E poi, e chiudo, altre due retoriche. La DAD è borghese. Allora mi viene da dire che se la DAD è borghese, la scuola in presenza è stata, era, classista. E però questo ce lo siamo dimenticati, lo dicevamo fino a 2 minuti fa e però oggi non lo diciamo più. E lo dicono il fatto che noi da decenni abbiamo un dato strutturale di dispersione e mortalità scolastica al 15%. E adesso accusare la DAD, come ha detto benissimo Cristiano, di tutti i mali, anche quello è chiaro, sicuramente i più vulnerabili, ma a me viene da dire, sono gli stessi? La dispersione tocca le stesse persone? Allora probabilmente non è la didattica a distanza. Sono altri? Dipende dalla distanza? Dipende dalla didattica? Perché non ci siamo fermati a ragionare su questo? E l'ultima, e perdonatemi se ho sforato, francamente,
un rischio ragionevole. Si è sentito in questi ultimi giorni, purché contro la DAD, è bene correre un rischio che va corso. Allora, francamente, qui scusate la mia digressione politica, ma in senso, anni e anni di battaglie sindacali dei movimenti a difesa, a tutela dei lavoratori contro i rischi sul posto di lavoro, e noi oggi diciamo che mettiamo a rischio insegnanti, studenti e genitori e che corrono un rischio ragionevole. Beh, scusate, da genitore, io mando mia figlia a scuola perché c'è il diritto all'istruzione, ma non voglio correre nessun rischio ragionevole. Francamente questa cosa. E tra l'altro, e chiudo, ma noi abbiamo appunto ipotizzato questa idea in qualche modo, no, di questa didattica che è solo per pochi, no? Che in qualche modo toglie agli altri. Beh, allora io direi che dobbiamo pensare a qualche cosa che valga per tutti. Io faccio una proposta per chiudere. Dobbiamo trovare, rimettere, rifar calare la curva in livelli che possono essere sovrapponibili a quelli dell'inizio dell'estate. Utilizzare questi mesi per rimettere veramente la scuola al centro e ragionare insieme su una scuola differente, che tra l'altro somiglia alla scuola che vorremmo quando tutto questo sarà finito. E quindi trovare quel giusto equilibrio tra diritto all'istruzione e diritto alla salute, che è poi anche il titolo del nostro intervento. Grazie, scusate se ho sforato.